credo che questo comportamento sia veramente irriguardoso nei confronti dei cittadini lombardi, dei cittadini veneti, ma anche dei cittadini emiliani, perché se i primi due hanno espresso direttamente con un referendum la loro richiesta, anche gli emiliani tramite il loro presidente hanno dimostrato di voler andare avanti. Sono deluso anche da quello che ha detto il presidente Conte, perché ha riaffermato, ha ricominciato a fare quelle affermazioni di carattere generale legate alla frammentazione del paese, quindi a quel vecchio slogan che dimostra che non si vuole arrivare ad una soluzione. Sono deluso del fatto che si facciano delle proposte attraverso le quali non si riesce neppure a trattenere sul nostro territorio non una lira che abbiamo sottratto alle altre regioni, ma una lira che risparmiamo sul nostro territorio. Noi che chiediamo di poter dimostrare l'efficienza e la capacità, verremmo penalizzati anche dalla dimostrazione di efficienza. Questa è la dimostrazione che non si vuole andare avanti. La scuola, io credo che qui si dovesse fare una scelta fra privilegiare i ragazzi, privilegiare gli alunni, privilegiare la continuità dell'insegnamento o privilegiare qualche vecchio rigurgito di carattere sindacal corporativo. Ecco, purtroppo si sta andando nella seconda direzione. Aspettiamo di vedere il testo definitivo. Se le premesse sono queste, credo che da parte mia non ci sarà disponibilità a sottoscrivere questo testo.